Prego, se vi volete accomodare, chiamo Gianfranco Bologna, Jorgen Randers, Ernst Ulrich e Anders Wickman. Prego, se vi accomodate qui con me, che iniziamo i nostri lavori. Intanto che ci si accomoda, io... Sì, va benissimo, questa diapositiva va benissimo perché... Non è che vogliamo fare pubblicità a libri, ma questo è l'ultimo prodotto del Club di Roma, è credo un libro di grandissimo interesse. Prego Gianfranco, sei qua. Volevo innanzitutto dire che, come diceva prima il Presidente, questa iniziativa l'abbiamo fortemente voluta proprio in corrispondenza con questo anniversario. Ci sono state due giornate, ieri e l'altro ieri, di un grandissimo interesse, organizzati appunto dal Club di Roma dalla fondazione che è qui rappresentata da Gianfranco Bologna. È stato, che ringrazio per questo tipo di opportunità che ci ha dato, perché ripeto, spesso il lavoro tecnico, il lavoro di produttori di numeri, il lavoro di produzione di report, sono importanti nell'immediato, ma io credo che anche per chi lavora tutti i giorni su numeri che sembrano essere freddi, il poter capire quanto è importante questo lavoro anche per costruire scenari, per costruire previsioni, per cercare oggi anche con l'aiuto di scienze che sono sempre più importanti, capire davvero qual è la scelta strategica che possono essere fatte. Io seguivo il dibattito ieri, c'era chi diceva sì, ormai la conoscenza è all'ennesima potenza, i fenomeni li conosciamo, forse veramente è giunto il momento, questo lo si diceva anche molto tempo fa, è arrivato il momento di agire. E infatti il titolo poi del libro, che poi veniva spiegato ieri, questo come on, che tra l'altro in inglese vuole dire tante cose, e poi credo ci verrà spiegato perché ha significati diversi, ma beh, piace il significato ultimo, cioè quello di dire stiamo insieme, muoviamoci perché siamo ancora in tempo davvero per cercare insomma di invertire un paradigma importante, che gioco forza ha a che fare col sistema economico, che gioco forza ha a che fare con scelte politiche e strategiche, non spetta a noi come sistema farle, però sicuramente, come ricordava prima il Ministro, il ruolo di un sistema tecnico accurato, un sistema tecnico che produce dati, che svolge ricerca, che comunque consegna al decisore politico sempre più indicazioni importanti, credo continui ad essere assolutamente interessante. Quindi io inizierei subito, perché abbiamo anche un po' di ritardo, ringraziando i nostri ospiti. Seguo rigidamente la scaletta che mi è stata in un qualche modo consegnata, davvero, e ringraziando di nuovo il Club di Roma, la Fondazione WWF e Fondazione Aurelio Paccei. Chiedo scusa Gianfranco perché faccio sempre questa confusione tra i tuoi ruoli, questa è la mia... E quindi do la parola appunto a Gianfranco Bologna, che è segretario generale della Fondazione Peccei e direttore scientifico del WWF, che farà un'introduzione generale, dopodiché presenterò di mano a mano i vari relatori, riservandomi proprio qualche minuto per spiegare ai colleghi insomma le persone, il curriculum anche delle persone che oggi sono qui con noi, che ringrazio davvero nuovamente per questa grande disponibilità. Prego, Gianfranco. Allora, io ringrazio ovviamente la LISPRA, la ringrazio veramente molto, come ringrazio tantissimo il Ministro dell'Ambiente, che non solo ha fatto un bellissimo intervento in occasione, adesso un po' l'ha riassunto e ripetuto, però al grande convegno che è stato fatto per i 50 anni del Club di Roma, ma anche per la grande attenzione che ovviamente sta rivolgendo a questi problemi, al di là della sua sensibilità a noi tutta ben nota. Però io vi dico con grande franchezza che cercherò di essere anche molto breve nel mio intervento, perché è molto più interessante sentire i nostri meravigliosi personaggi che abbiamo qui con noi e che sono venuti proprio in occasione
dei 50 anni del Club di Roma. Volevo semplicemente fare una breve introduzione che farò rapidamente con le varie slide per collegare la visione che il Club di Roma sin dagli inizi ha sempre avuto con la dimensione e l'aspetto di carattere scientifico. Tenete conto, lo dico a chiarezza di tutti, ma credo che lo sappiate molto meglio di me, che oramai la conoscenza scientifica non è vista più e non è soltanto semplicemente, come dire, virgolette, quello che una volta poteva sembrare il verbo, perché più conosciamo e più conosciamo la complessità del mondo che stiamo conoscendo. Quindi dico una banalità, ma sapete, penso benissimo che tutta la scienza della sostenibilità, che poi è un po', o meglio la pratica della scienza della sostenibilità, che è un po' quello che il Club di Roma sta cercando di riempire di contenuti e che ha sempre fatto nella sua storia, ci dice che è basata sulla scienza della complessità. Quindi sostenibilità si basa su complessità, e questo credo che era molto ben compreso dal nostro meraviglioso, per me straordinario maestro, che è stato Aurelio Peccei. Non a caso la fondazione che rappresenta il Club di Roma in Italia si chiama così, perché Aurelio Peccei è stato un grande visionario. Io credo che dobbiamo veramente a questo incredibile italiano che ha pensato nel 68, immaginatevi l'anno, eccetera, eccetera, uno straordinario think tank che cominciasse a ragionare su quello che poteva essere il futuro dell'umanità, e quindi in qualche maniera metteva insieme persone con grandi background diversissimi proprio per farli ragionare insieme, ma tutti preoccupati del futuro. Come sapete, qui abbiamo uno dei protagonisti della tutta storia meravigliosa dell'Emis to Growth, che è Jørgen Randers, che è stato autore non solo del primo volume ma anche dei successivi due volumi fatti insieme alla coppia Dennis e Donella Meadows. Il primo fu fatto anche con William Behrens, che vedete qui citato, ma nello stesso tempo è stato anche autore di uno degli ultimi rapporti proprio di scenario, che è il 2052, non solo, ma anche autore dell'ultimo rapporto che vi farò vedere alla fine, che di cui lui ovviamente parlerà meglio di me. Come vedete, vedete Jørgen, quello che sta parlando è Dennis Meadows, vicino c'è Aurelio Peccei seduto qui alla destra di Dennis Meadows e alla vostra sinistra, e poi vedete Jørgen giovane. Questa era la presentazione dell'Emis to Growth 1972, inizi di marzo del 72, alla Smithsonian Institution. Allora, pensate, e qui vado subito al collegamento, perché certamente i dettagli dei Limits to Growth è molto meglio che li spieghi Jørgen, che ne è stato autore e protagonista, che io ovviamente, ve li ricordo molto brevemente, ma non ve li cito, poi lui lo dirà molto meglio di me. Quello che volevo sottolineare con questa slide è che quando il Club of Rome cominciò a fare l'Emis to Growth, ancora 1972, inizi di marzo, non esisteva nessun satellite da telerilevamento che in qualche maniera scrutasse il nostro pianeta e cercasse di capire quali fossero le condizioni di mutamento dei grandi sistemi naturali che abbiamo sotto di noi. Non a caso, proprio nel luglio del 72, molti di voi ricorderanno, chi ha un'età come la mia, che fu lanciato il primo Landsat 1 della NASA, che era il primo grande satellite specificatamente dedicato a questo, perché gli altri, come sapete, qualche scrutamento del pianeta lo facevano, ma erano di tipo militare. Quindi qui per la prima volta c'era un modus operandi che aveva a che fare con vediamo in che stato sta il nostro pianeta, e quindi questa coincidenza ci fa capire come questi straordinari personaggi che hanno fatto l'Emis to Growth non avevano quelle incredibili conoscenze che oggi abbiamo dal punto di vista complessivo, per quelle che oggi vengono definite le Earth System Sciences. E vi prego di credere che la connessione che c'è stata, perché il Club di Roma non è un'organizzazione scientifica, il Club di Roma è un'organizzazione di tante personalità che hanno in mente il desiderio e la voglia di riuscire a capire come affrontare i grandi problemi che noi stessi abbiamo creato, e che ovviamente mettono insieme tante competenze. La base scientifica è fondamentale per ottenere queste competenze, ma come vi dicevo prima è una base scientifica che ovviamente ha a che fare un po', quando io parlo di sostenibilità dello sviluppo, che cosa significa applicare la sostenibilità dello sviluppo? Significa anche muoversi sulle uova, cioè nessuno di noi ha la ricetta, nessuno viene qui e vi dice questa è la ricetta,
È un tentativo straordinario di adattamento a delle situazioni che noi oggi abbiamo in fronte a noi. Però vi prego di credere che abbiamo un guardrail. Quello che vi faccio vedere è il primo grande volume del 2001 che cominciò a ragionare su una pietra miliare, che ovviamente non è stato prodotto dal Club di Roma, ma è un po' l'inizio della sintesi dei lavori sull'Earth System Science. Vedete anche qui Willy Stephan, che è uno dei grandi autori di questi approfondimenti e di queste ricerche. Quindi, come vedete, si è cominciato a ragionare sul global change and the Earth System, il sistema Terra visto nella sua interezza. E ricordiamoci che uno dei membri del Club di Roma, fino alla sua scomparsa nel 1983, è stato il grandissimo Adriano Buzzati Traverso, uno dei più grandi scienziati italiani, che all'epoca era senior advisor del programma Ambiente dell'ONU e che aveva già prefigurato il grande programma internazionale di ricerca che avrebbe scrutato il nostro pianeta. Lui lo chiamò, in ambito Club of Rome, lo chiamò Scanning Our Changing Planet. Poi è diventato International Geosphere Biosphere Program 3 anni dopo la sua morte. Quindi, per dirvi il grande valore che questo ha prodotto dal punto di vista poi delle riflessioni, della conoscenza che si è sempre più approfondita a livello scientifico. Qui vedete 3 grandi protagonisti dell'antropocene, vi tralascio perché sennò faremo notte, tra cui il premio Nobel Paul Crutzen, che non a caso noi abbiamo invitato subito quando lui cominciò a sottolineare che forse il mondo stava in un nuovo periodo geologico e veniva definito antropocene, proprio per segnalare quanto l'impatto umano fosse così pervasivo e dominante nei confronti della naturalità dell'evoluzione dei sistemi naturali. Lo invitammo a tenere una delle migliori e più belle Peccei Lecture, perché ci diede proprio il quadro di questa situazione. E oggi questo lavoro si è concretizzato in un grande programma planetario di ricerca che si chiama Future Earth, Research for a Global Sustainability, e che invito, ma immagino che molti di voi lo frequentino, non dico quotidianamente, io ce l'ho proprio sull'home page, perché effettivamente è uno degli strumenti più straordinari che mettono insieme conoscenze scientifiche di tante discipline, che mettono insieme tutti i programmi internazionali di ricerca. E non è un caso che proprio quest'anno, 2018, le due grandi istituzioni di ricerca, che erano l'International Science Council for Science e l'International Social Science Council, si sono riunite. Questo a dimostrare quello che in qualche modo dico anche al nostro caro Ministro: oramai le scienze sociali e le scienze naturali, e in questo devo dire il Club di Roma è stato un vero protagonista, perché ha sempre cercato di me, anche i primi grandi rapporti che furono fatti sulla rivoluzione microelettronica li fece il Club di Roma. I primi rapporti che sono stati fatti per segnalare come l'economia non tenesse in conto il valore della natura li ha fatti il Club di Roma. Nel 1995 eravamo a Bruxelles presentando un bellissimo rapporto del Club di Roma che si chiamava Taking Nature into Account, fatto da Wouter van Dieren come coordinatore, ma che vedeva uno dei leader dell'Ecological Economics, che è Herman Daly, tra gli autori. Questo per dirvi come il Club di Roma, in una maniera trasversale, mettendo insieme scienze sociali e scienze ambientali, ha cercato di mettere il meglio di quello che c'era e soprattutto andare verso la dimensione innovativa. Vado rapidamente alla chiusura, ma sarò ancora più rapido. Dai limiti della crescita noi siamo passati ai grandi problemi dei cosiddetti confini planetari. Come sapete, John Rockstrom, che è stato, e devo dare un ringraziamento personale a Anders Wijkman, che ha fatto in modo che John Rockstrom, che è uno in assoluto dei più grandi scienziati della Global Sustainability, comincia a essere sempre più legato al Club di Roma, e non a caso l'ultimo rapporto al Club di Roma, che è stato presentato il 17, è proprio da lui, che è passato tra un viaggio e l'altro, perché stava partendo per Washington subito dopo, è fatto insieme al grande Jorgen Randers, che quindi oltre al 2052 ci ha aggiunto un altro meraviglioso rapporto, l'ultimissimo, subito dopo Kaman, di cui abbiamo già citato, ma vi chiudo rapidamente su quello. E ha individuato con tutto un gruppo di ricercatori, tra cui anche Willy Stephan e gli altri, i grandi confini planetari. Non è un caso che un altro membro del Club di Roma, Kate Raworth, che cosa ha fatto? Ha messo insieme i grandi confini planetari, che in qualche maniera
mettono un po' quello che viene definito l'SOS. Io infatti credo che le grandi parole chiave del futuro della sostenibilità siano SOS, Donut, Ciambella. L'SOS è il Safe Operating Space, cioè lo spazio operativo e sicuro entro il quale l'umanità deve vivere. Perché questo è il messaggio. Che cosa significa sviluppo sostenibile, se dovessimo dirlo in a nutshell? Significa vivere nei limiti del pianeta Terra. Però siccome questo vivere nei limiti del pianeta Terra non è solo pericolo, ma deve essere anche opportunità, dobbiamo trovare il modo di riempire l'SOS di contenuti che poi sono appunto la declinazione in circular economy, la declinazione in tutte le grandi innovazioni che si stanno avendo adesso. Nell'interno Kate Raworth ha individuato le social foundation, cioè quegli elementi fondamentali sotto i quali non si può andare per mantenere la dignità ovvia per qualsiasi essere umano che venga su questo pianeta. Qui è inutile che vi dica, ci troviamo in una preoccupante situazione, perché questo è chi di voi ha letto l'ultimo lavoro splendido di Rockström e Schellnhuber sui Proceedings della National Academy of Sciences, ha visto come, in che condizioni ci troviamo per cercare, ma siamo ancora in tempo per cercare di evitare questa situazione. Vado rapidissimamente alla conclusione: siamo in tempo se veramente facciamo in modo che in qualsiasi luogo, perché qualcuno mi dice, io spesso vado in giro, faccio conferenze, chiacchierate anche nelle scuole, nelle università, eccetera, ma come attuiamo questo SOS che è tanto pericolo quanto opportunità? Come lo mettiamo in pratica? Ebbene, noi vorremmo vedere dal Consiglio Comunale, dal Consiglio Regionale, dal Consiglio dei Ministri, dal Consiglio di Amministrazione delle grandi companies, avere all'ordine del giorno un piano di questo tipo, lasciando perdere adesso le segnalazioni, perché io non ho il tempo per potervele sottolineare, di quelli che sono i planetary boundaries, i dettagli sui singoli planetary boundaries, social foundation, ma oramai ci sono studi applicativi e concreti che dimostrano come noi possiamo adattare questo modello persino a una realtà di quartiere. Nella realtà di quartiere ci potrebbe essere l'emergenza particolarmente dei rifiuti. I rifiuti sono un forte elemento di quartier boundary e di come gestire la parte sociale. Quindi, per dirvi, lì siamo di fronte a tutte le soluzioni che dobbiamo trovare. E qui vi faccio vedere i due ultimi rapporti. Qui abbiamo i due autori, Anders Wijkman e Ernest von Weizsäcker, che vi ricordo essere stato anche uno dei più grandi esperti di dematerializzazione, e ha realizzato due grandi rapporti del Club di Roma, che erano Factor 4 e Factor 5, quindi per dimostrare come si potesse dematerializzare la nostra economia e quindi essere capaci di riuscire ad avere flussi energetici ed economici inferiori rispetto agli attuali e mantenersi nei limiti del pianeta Terra. Quindi Camon è il rapporto che mette insieme tutta questa storia dei 50 anni, e quello che vedete qui è quello di cui immagino vi parlerà sicuramente Jorgen, e quello che vedete è quelle che sono le prospettive che sono fornite dal rapporto ultimo che è stato presentato proprio il 17, di cui vi parlerà Jorgen Randers, ed è inutile che vi dica che la scelta, la decisione, il modo di agire per fare in modo che il Safe Operating Space, che di fatto si traduce in una bella ciambella, io per esempio sono un grande amante del ciambellone, tutte le mattine mi mangio un pezzo di ciambellone biologico fatto da mia moglie, strepitoso, e tutte le mattine mi vedo la mia ciambella e cerco di capire che contributo posso dare sia ai Planetary Boundaries sia alle Social Foundation. La scelta è nostra. Grazie. Grazie Franco. Grazie davvero per tutte gli incipiti che ci hai dato. Poi